Ciao a tutti, sono in compagnia con Enrico Gavioli, è un formatore, un coach, un autore. Sul mio sito potete trovare anche un'intervista che una qualche settimana fa mi ha rilasciato, dove ha messo in risalto alcune caratteristiche del suo lavoro. Enrico è venuto a trovarmi in ufficio, oggi ci siamo confrontati insieme su alcune tematiche relative alla comunicazione aziendale, quindi la comunicazione in azienda tra soci, collaboratori, tra dipendenti e soci. Insomma, abbiamo fatto veramente una bellissima oretta insieme. Poi gli ho lanciato questa provocazione, no? Gli ho detto: dai Enrico, dai che andiamo a fare un video, raccontiamo e diamo una qualche chicca alle persone che guarderanno poi questo video, anche perché proprio in queste settimane sta presentando anche quest'anno il suo corso Mente, Corpo, Identità. Allora volevo molto semplicemente raccontami quantomeno del corso intanto. Beh, intanto ti ringrazio perché oltre a questa intervista che mi dà l'opportunità, insomma, di dire qualcosa di me, di questo corso, mi dai anche l'opportunità di abbronzarmi gratuitamente sotto questo sole cocente, però va bene. Ci sono così. 40 gradi. E niente, Mente, Corpo, Identità è un bellissimo corso che sta andando molto bene, della durata di 2 giorni. Solitamente tutti mi chiedono cosa si impara in questo corso. Sì. Io dico cosa disimpariamo in questo corso, visto che si parla di identità. È un corso per andare a ritrovare veramente la nostra identità, quella parte di noi che fin da bambino ci poteva spingere, ma che in qualche modo, per qualche motivo dei più disparati, dalla comunicazione anche che abbiamo avuto in famiglia spesso, ci ha bloccati, ci ha fatto perdere il nostro vero io, la nostra vera identità. E impareremo anche un metodo in questo corso per rimanere il più possibile nel presente. Sai che leggi sempre le frasi, anche sui baci perugine, non tanto lontano, dove dicono che il passato è passato e non ci devi pensare, il futuro non sai cosa ti porterà, quindi non ci devi pensare e vivi nel presente. È facile da dire, ma poi quando lo chiede le persone è un po' più difficile da fare. Quindi impareremo anche un metodo, non dico per vivere 24 ore nel presente, perché direi un'assurdità, ma per riuscire il più tempo possibile a rimanere nel presente. Quando riesci a rimanere concentrato in questo momento che stai vivendo, beh, i risultati possono essere nella tua vita molto maggiori, anche perché vai a diminuire sostanzialmente le tensioni, lo stress che la vita oggi poi come non mai, dove corriamo come dei forsennati senza spesso sapere dove stiamo andando, ci porta. Ecco, è una cosa che si impara in questo corso, ecco, posso dirlo, oltre a quello che si disimpara, cioè le maschere che ci hanno messo davanti le dobbiamo togliere, un po' si impara anche qualcosa di comunicazione, perché comunque è l'unica cosa che insieme al respirare facciamo 24 ore al giorno, noi comunichiamo costantemente e il modo in cui comunichiamo determina la qualità della nostra vita. Senti Enrico, a proposito di comunicazione, ti chiedo, ma vuoi svelarci una qualche chicca, una qualche pillola, un qualche, non dico segreto, però un qualcosa, un qualche tema, ecco, che andrai nello specifico a parlare in questo corso? Guarda, in questo corso vedremo. Capiremo, la gente capisce esattamente perché fa quello che fa e perché non riesce a ottenere quello che vuole ottenere. In questo corso è un corso, soprattutto la prima giornata, di una potenza estrema a livello di pulizia interiore. Poi nella seconda ci divertiamo anche tanto, nella seconda giornata. La prima un po' meno, la prima si lavora tosto e è veramente una sorta di pulizia. Visto che laviamo sempre i nostri vestiti, ogni tanto dobbiamo lavare anche noi, lavarci via tutte quelle tensioni che ci portiamo magari da una vita. A volte basta poco per ritrovare quella spinta, quella serenità che ci porta a ripercorrere la strada che probabilmente troppo tempo fa abbiamo abbandonato. Allora, io intanto ti ringrazio, ok? Direi di far finire qua il video, ok? Perché secondo me ne abbiamo già detto. Dopo lo facciamo dall'altra parte che mi abbronzo questa sì, parte. Sì, ecco, qua. Perfetto, così dopo ci giriamo. E direi di passare al prossimo video, che ho già in mente un'altra domanda. Quindi non era solo un video? No, vorrei fartene un altro, che è una domanda in particolare da fare per entrare un po' più nello specifico.
a dopo, ciao, ciao. Mi ha fregato.